Abbiamo perso una partita contro una Lazio che è una squadra forte e che se tu non sei brillante ci sta pure che ti mette sotto. La cosa invece che non vorrei che più accadesse è quello di non perdere la testa, semmai, nel senso che in Serie A abbiamo visto che ci sono partite in cui tu magari fai bene e rischi magari che in un'azione prendi un gol e in quelle circostanze tu devi continuare a fare quello che hai fatto prima. Rischi di magari di subire il momento di negatività dovuto magari all'andare sotto di un gol. In quei momenti devi avere la testa, la lucidità, la freddezza di ricompattarti, riunirti per poi riprendere a fare quello che sai fare. È quello che mi aspetto da questa squadra, che è il percorso di maturazione che deve fare, che ci sarà sicuramente, ma è del tutto normale e lecito. Zuparic sta facendo un'ecografia, giusto? Se l'ecografia è negativa, noi abbiamo tre centrali, fra una settimana recuperiamo coda, non abbiamo bisogno di nulla. Se in una settimana, perché poi mi dite, aveva detto così, poi se mi si fanno male tre centrali in una settimana, qualcosa dobbiamo fare, come abbiamo fatto l'anno scorso con Diamutene. Allora, domani giocherà Crescenzi, Aquilani e Fondasia. Gli altri sono gli stessi. Credo, sono convinto anzi, che il Torino sia una delle squadre meglio costruite quest'anno. Ha avuto qualche problemino perché ha perso giocatori importanti, indubbiamente ha perso giocatori importanti come gli Aici, come Belotti, anche dietro mi sembra Molinaro, insomma, quindi qualche difficoltà ce l'ha. Però è una squadra, a mio avviso è una di quelle squadre che io inserivo tra le prime 6-7, cioè che poteva arrivare certamente lì ad organico completo. In questo momento non ci è, e neanche noi e quindi andiamo in campo come al solito per cercare di fare bene, di divertirci.